cantanti lirici che abbiamo trovato liberi per la festa. Vi aspettiamo questa sera, venite, venite tutti questa sera. Ringraziamo a tutti quelli che hanno collaborato per la buona riuscita della festa e adesso continuiamo con lo show. Grazie, grazie. Un applauso alla nostra grandissima orchestra. E a questa. Grandissima. Sono tre. Vabbè, però sono grandi, pochi, ma buoni. Ma io voglio capire, sì, questa serata come si svolge? Questa è una serata un po' particolare, un po' contorta, un po' complicata, sai, fatta anche di improvvisazioni. E beh, queste improvvisazioni da che cosa derivano? Ma vengono da imprevisti, cose che capitano al momento, soprattutto da provocazioni che puoi fare tu o che può fare il pubblico. Guarda, secondo me sarebbe meglio metterci sul sicuro. Facciamo un varietà con varietà, la sciandosa, bello, il gagaga, il comandante Jack. Bello, bello, ma non se lo fa, perché lo fanno già davanti alla chiesa. Scusi, allora possiamo fare un cabaret alla tedesca? Bretto, bretto, Mackie Messner. Bravo. Non si può fare. Perché? O vanno già a Villa Romana. Veramente. Un varietà circense. Circense. Giocolino, acrobatico. Bella idea. Si può fare. Ma non lo possiamo fare perché già sta accadendo. Tante cose. Scusa, e per esempio se facessimo, che ne so, un po' di satira? No. Un po' di satira sociale? No. Culturale? No. Politica? No. No. Di qualcosa? No! Beh, insomma, la verità è che noi abbiamo un repertorio vecchio. Questa è la verità. Antico, tu sei antico. Che significa vecchio? Allora, diciamo così. Sì. Ho avuto un'idea geniale. Sì. Lo spettacolo lo chiameremo stasera Niente di Nuovo. Così la gente già sape che non vedrà niente di nuovo e ci mette... La macchina! Anticutto! Mi chiama la macchina! Ma quando mai? Ma chi è? È la nostra, il nostro soprano che scalpita, non mi dà la dreta. Teniamo il soprano scalpitando, ti capito? Io mi credo che sia una macchina. Ma quando mai? L'ha fatto capire che sta cominciando la serata. Bene, quindi bene, presentiamo. Bene. Signori e signori, questa sera... Questa sera? Niente di nuovo! Voi pensate che stiamo pazziando? No, no, questa sera solo cose vecchie. Vecchie mo, vecchie però di qualità. Voi pensate che scherziamo? È per chi? Non lo vedete? Poi facciamo presto, facciamo noi. Christi, so che a te mi piace.
facciamo una cosa un po' più veloce, un po' più moderna. La strada adesso un po' più veloce. La cosa veloce, ma faccio un pezzo. Guarda, senti. Oh mio bambino caro, ti piace è bello, voglio vivere così, col sole in fronte, mi feci tanto, e alta mente, voglio vivere con te, gloria del cuore, perché questo incontro non costa niente. Voglio vivere così, col sole in fronte, e felice per te. Brava! Allora, questa è la velocità, capito? Questo è scenario maggiore, fratello. Una scena della velocità così. E no, la velocità. Te la lascia riscaldare, perché al buio non mi trovo, perché? Ma perché non tu sei zitta? Cominciamo pure, vi prego, per piacere, fatemi esprimere. Sentite, c'è nel mezzo, facilo spremere qui, sì. È arrivato Luciano Pavarotti. Perché? Che tengo in mezzo di Pavarotti? Tiene avanza. A fam e soprattutto esordio, chi lo deve dire proprio? Avanzate! Insomma, che stai facendo? Il mio mistero è chiuso di me, il nome mio sempre ce l'ha, qualche nome di stelle, come sorella, all'arma vincerò, all'arma! All'arma, mamma, ti dare che ci mi ha lucato. Ma come stavo facendo il finale? No, tu uno finale a fare, uno solo. Quale? Quello della Tosca. E com'è? Com'è? Sotto a fascia. Sotto a fascia? Ignorante, troglodito, barbaro, visigoto. Vicino a me! Io tengo senza offesa, ehi! Oh. Guarda che... Ti faccio una cutica sotto pure le panze. Posso immaginare? Lo vuoi sentire? No. Vuoi sentire si bemolle? Non lo voglio sentire. Si bemolle! Ah, proprio a così lo vogliamo tu, si bemolle. Lo vuoi più alto? Vado più alto. Faccio con base. Ma come sei con base? Penso si bemolle! Scinna a sé, tu andare, ti arro così. Grazie. Ma insomma, tu che lavoro fai? Non l'ho capito a me. La voce del cantante stradale. Stradale? Sì, i miei savi. Non mi fanno cantare di teatro, hanno i miei savi. È delicata come voce perché è soggetto a tutti i cambiamenti, il maltempo, l'acqua, gli schiamazzi della gente. Sì, ma fammi capire, tu guadagni con questi soldi? Credo, uno e mezzo. No. Così? Quasi uno. Che vuoi? Guarda che da stamattina alle 6 io ho cominciato a cantare. Si sciude 6 stamattina. E riscaldare la voce. E 6 stamattina? Sì. E quindi fino a quest'ora, insomma, mezzogiorno, come hai cambiato già... Quanto hai fatto? Quasi 2 euro. Ma che sigaretto da capire? Capito? No, ma perché purtroppo è così, questa è la mia vita, capito? Ma anche perché ne ho colpa io. Sì, Ne ho colpa io. Perché? A me mi volevi sangare. Addirittura? San Carlo? Mi fece chiamare San Carlo proprio persona. Lui personalmente? Sì. San Carlo l'ospedale? Ospedale! Il creato di San Carlo! Da San Carlo chiamava il... Mi mandò a chiamare il maestro, come si chiama? Quelle... Maestro Muto! E come ti chiamava se era muto?
Ma facete chiamare ignorante! Ah, deve essere chiamato! Maestro Cardomuto! Come? Cardomuto! Aspetta, dammela lì! O direttore d'orchestra! Bravo! O direttore dello Sangano! Riccardo Muti! Aspetta, Cardomuto! Vabbè, ma lo metti a sottilizzare! Invece fare un'audizione davanti a 5-6 mila persone! 5-600! 50, 60! Era le cinque e nove. Ah, sì, 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 io feci questo finale con... Io portai Don Carlo, no? Ah, sì? E come portaste? Lo portai. La carrozzella. Prima che l'allettavano. Ma chi? Sei andato proprio pure. Ma chi stai parlando? Don Carlo da Baccano. Ma no, no, il Don Carlo di Francesco Bernini. Ma adesso... ma l'opera lì. Quando feci l'acuto finale... Ma... Quando sentì l'acuto finale, il maestro muto rimase proprio muto. Muto, c'è niente. No, fece una corsa, un po' palcoscenica. Disse, maestro, nella mia vita io ho sentito cantanti che con i loro acuti scassavano i bicchieri, scassavano i lampadari, scassavano il tazzo. Maestro, a voce vostra, scasso salsiccia. Chi era muto ma ci sentiva? Ah, allora io mi arrabbiai, volevo ancora, cioè, tipo, lo picchio, muto è buono, guarda. Ma non si fa. Invece i suoi collaboratori mi fermarono. Fermo maestro, non avete capito niente. Il maestro muto mi ha voluto fare un complimento. Scasso salsiccia, un complimento. Ma veramente? Ma poi, sai com'è? Il San Carlo è stato attento, io il lavoro già lo tenevo, non ci siamo più incontrati. Vabbè, comunque ora ce ne andiamo, tanto che tu maestro capisci niente. Grazie, grazie che mi comprendi e io ti voglio fare... tutti e tre atti dell'Otello. Ma non dovrete, ma quando no, ti meritate, ti meritate. Non dovrete, non merita niente. Ti faccio cinnanza a voi. La verità mai si saprà. Nessun dorma, nessun dorma. Nessun dorma.
da corci frutto, ti voglio bene. Io mangio sempre questa canzone. Nessun dono. Io a notte. No. Io a notte ci penso tutta la notte. Grazie. Grazie per avermi emozionato. Anche un applauso per il nostro grande tenore. Grazie. Grazie. Io quando metto questa canzone mi ricordo quando facevi il cantante lirico. Ma chi? Tu? Il cantante lirico? Che facevi? Basso? Oh, spiritoso! Una domanda! Io tenevo due voci. Ah, nemmeno una. Io ero pitonale. Pitonale. La prima volta che la sento, sai? Io ero barotinale e tenorinale. Secondo me più la seconda, più la e poi? Tenorinale sicuro. Bello, bello, io ci sono andata là. A Milano. Ah? Milano. Milano. A Milano. Io quando si va a Pascala. Devi manifesto. Io quando si va a Pascala cantavo proprio. Buon Pascala. Poi piano piano me ne sono scesa. Sotto scala. Ma quando mai? Me ne sono scesa nei paesi bassi. Nei paesi tuoi praticamente. Io cantavo dritto. All'est sotto l'otano. Io nei paesi bassi cantavo che poi mi hanno promosso. Ah sì? Hanno mandato nei paesi alti. Me ne sono andato a Londra. Io ho cantato all'ippopotamo di Londra. All'ippopotamo di Londra. Mi sai gli animali. Ma quando mai? Il teatro. In do teatro. Oh teatro! Oh teatro! Oh teatro! Se mi sono tirato! Siamo dentro al teatro di Londra, l'ippopotamo, 10.000 posti a sedere! Tutti seduti! Forse era a sedere, grazie! E quando io ci faccio, io a Londra ci faccio il barbiere! O barbiere! Mamma cortesia, forse proprio che capito la cattedra! Che capi? E faccio proprio il barbiere di Londra! Vabbè, fa un taglio inglese. Ma quando? Io a Londra facevo il barbiere spagnolo. A Londra facevo il barbiere spagnolo? Ma come si chiama? Come si chiama? Il barbiere. Ah, il barbiere di Siviglia. Bravo. A Londra. Ma sicuro tu? No, però immaginate. Beh, io facevo il barbiere di Siviglia a Londra, vestito da pompiere. Facevo il barbiere vestito da pompiere. Era una novità. Era una novità, la gente mi chiama, sentiva se faceva, che fa questo? Un barbiere vestito da pompiere. E la critica diceva, mamma mia, bellissimo. Pompiere vestito da pompiere. Più non si capisce niente, più scrivere cose buone. Giustamente. Allora io facevo quest'opera, il barbiere vestito da pompiere, mentre cantava di quella birra lo rendo. Questo è un trovatore. Bravo. Sì, perché io ci pensavo, visto che la gente durante l'opera lirica si addorma, all'improvviso sentivano che andava il trovatore, diceva, maronna, sono trasuto con barbiere, me ne esco con il trovatore, ma quando c'è il mondo? Hai capito? E allora si ripigliava e a quel punto io facevo entrare Rigoletto. Ma esatto, una mesca francese. Sì, perché Rigoletto trasera faceva una mesca francese, è simpatico, una cosa simpatica. Trasera e diceva, voglio. Andiamo, voglio capire. Bravo, però lo si diceva. Rigoletto trasera, ci voglio, vuoi fare un taglio. Allora io, vestito. Facevo la barba. Facevo la barba a Rigoletto. Pure hai capito, cioè, così a un certo punto mentre ci faceva la barba che sta? Ci ha tagliato la basetta. Rigoletto ci tiene bambasetto. Non si è capito giù e ti credo. Ha cominciato a cantare si vendetta, tremenda vendetta con su scartiello che stava mamma la ricorre ci ha all'improvviso in da sala un signore voglio era fornito poco, hai capito? Era inglese. Era inglese, parlava così. In inglese, voglio! Voglio! Che te la po' e mi lanciai proprio un pomodoro in bocca! Ah, facendo una pelata proprio! No! Il pomodoro! Il lupo basso! La palla di sopra d'oro! E c'è il coglio, tu hai ringraziato questo qua! Mi stava vicino, ti abbuffava le mazzate! No! Dice, stava vicino, ti abbracciato! Poi mi scimmetta la coppa proprio! Venne ad affogare! Ma te, no, io proprio mi abbracciò stretto! Ah, troppo stretto! Solo che io mi spaventai! E quindi prendendomi la spavento ho perso la voce! Ah, lo spavento mi ha fatto perdere la voce! E non ho potuto cantare più, guarda, mi sono fatto pure le pannicelline! E pannicelline! Ma ci ho fatto i suffilini! Ma ci ha fatto taglio cesario. Sì, ma niente, non sono stato capace di recuperare il lavoro. Guarda, a me dispiace tantissimo per questa cosa tua del lavoro, però sta già ricerca. Noi siamo talmente contenti che tu un buon cantanciù che libiamo. Addirittura, libiamo.
Alla ribalta, cretino, ignorante. Ah, vai, devi dire il nome della canzone e il nome del cantante. Vai. Signore e signori, il nome della canzone e il nome del cantante. Grazie. E allora si scema veramente. Ci te la metti tu. Ma no, devi dire qual è il mio nome, qual è la canzone. Ah, signore e signori, qual è il mio nome? Oh, non ce qual è la canzone? Non ce la posso fare. Non ce la posso fare. Dunque, allora. Dice, caccia cantare, caccia presentare. Per esempio, facciamo così, il mio nome è Dario. Bravo, come ti chiamo? Come mi chiamo? Mi chiamo Antares, no, Europa, mi chiamo Don Europa, no. Don Europa? No, eccolo qua, Umberto Primo. Ma che ci ti chiamo? Va bene, ma ci pensi? Signore e signore, direttamente dalla sua piazza, Umberto Primo. Grazie. E la canzone? La canzone qual è? Corongrado. O meni. Ui, che sono? Allora mi metto l'alza gente. No, Corongrado, non me la canzone. Me la si chiama Corongrado. Signore e signore. Direttamente da Alberto Pippo, la sua piazza, canterà Corongrado. Bravo, bravo. Vai. Grazie dell'applauso. Io ti faccio la spalla. Vai, no, non lo fai io, non lo fai io. Faccio la spalla. Maestro, appena senti con entrare con Mocciu Pozzo. Maestro, non so come andare, non te le casonate, capito? Chi l'ha fatto? Ah, adesso non ho capito, che hai fatto? Catari! Catari! Ehi, vedi la canzone che sta facendo così! Hai pensato che se mi la sopra? E tu guarda là! No, non mi vedi la sola, non è zitto! La sore Catarina. Catarina, che mi dice sti parole?
azzeccata, no, abbastata, no, suarata. Andiamo per qua, chi sono? Come su? Parola amara. Ah, amara, amara. Perché? Perché? Ma parla, parla. E ho cuore. E ho cuore. Ho cuore sta a sinistra. Mi son mancina. Ma dormienta, Catarina. Catarina. Non sa scordata, carcerata, oh Catarina, non to scordata. Fazzoletti o mia? Facciamo tu rumo. Legge. Chi? Magari la babadella. Catarina, Catarina, dicerà, su parla, camma da spazima. Dove non c'è pienza a sto dolore mio? Dolore mio! Ma scusa, scusa, ah. Non c'è pienza, no, non da da più. Questa saccia, ora, ancora, ancora in grado, devi andare a vita mia. Perché? Ti va per questi mari, questi pesci piglia. Vabbè, è una fritturina di pesce, non è niente di più. Tutte passata e mo non lo fai giù. No, ma non faccio giù, faccio il finale, direttamente, vai maestro. Classico dei finali di piazza, funiculì, funiculà! Thank you.